Non ce la faccio più a convivere con un allenatore del genere. È incompetente, è stupido, deve andarsene. Sta rovinando la Juventus, così come ha rovinato il Milan, così come ha distrutto il Milan di Ibrahimovic e Thiago Silva. Sta facendo la stessa cosa con la Juve. Tutte le volte Allegri è la causa principale della rovina di una squadra. Perché dobbiamo avercelo noi un allenatore del genere? Perché non possiamo avere, che ne so, ancora una volta Antonio Conte? Perché non possiamo avere Guardiola? Perché non possiamo avere Mourinho? Perché non possiamo avere un altro allenatore? Per il prossimo anno chi c'è? Io voglio Klopp. Il prossimo anno voglio un allenatore vincente, offensivo, che non schieri sempre solo la difesa 3, che non si difende, basta. Io voglio un allenatore che attacchi, voglio un allenatore che schieri 5, 4 attaccanti tutti insieme, che facciano una miriade di gol, che giochi in maniera offensiva spregiudicata. Voglio incutere terrore agli avversari. Però, se Massimiliano Allegri contro la Lazio in casa gioca contemporaneamente a partire dal primo minuto di gioco con Dybala, Cuadrado e Mandzukic dietro Higuaín, allora non va bene. Allora è incompetente ancora. Allora deve far giocare Hernanes, che l'anno scorso è stato criticato ampiamente, un giocatore non da Juve. Deve andarsene, non può giocare ancora una volta nella nostra squadra. Ma quella volta che manca Marchisio, ecco allora che tutti vogliono Hernanes, ecco allora che tutti vogliono il Rombo, ecco allora che vogliono tutti la difesa 4. Tutte cose che ha portato Allegri, tutte cose che sono state criticate da Allegri. Perché giochi con pochi attaccanti? Critica d'Allegri. Perché giochi con tanti attaccanti? Critica d'Allegri. Sempre prima, non si guarda mai, non si dà tempo, non gli si concede nulla, non lo si aspetta. Allegri sbaglia a prescindere, sia che faccia A, sia che faccia B, sia che faccia C. E poi, se la Juve come oggi, perché appena finita la partita, vince e gioca una gara bellissima contro una Lazio che è quarta in classifica, è una squadra veramente vincente, costruita bene questa Lazio. Ah, però quella è comunque non è merito di Allegri. E allora è ora di finirla, è ora di piantarla. Perché stiamo parlando di una squadra che oggi ha vinto la 27esima gara di fila in casa in campionato e che non pareggia da 32 partite. Abbiamo giocato 20 partite, ne abbiamo perse 4, male perché le abbiamo perse male e ho sempre criticato. Quando c'era da criticare lo sapete benissimo. Ma quando c'è da dare gli onori, da quando c'è da dare i meriti, bisogna darli non solo alla squadra, anche all'uomo che la gestisce, perché se siamo sempre tutti allenatori, per fortuna la Juventus ha milioni e milioni di allenatori dietro le tastiere, dietro i computer, dietro gli schermi, dietro gli smartphone, ma alla fine decide sempre solo una persona e per fortuna, io lo dico e lo ribadisco ancora una volta, che quella persona è Massimiliano Allegri, un allenatore bravo, vincente, che fa giocare le sue squadre secondo la sua idea di calcio e soprattutto una persona intelligente, perché oggi ho visto una Juve stratosferica, ho visto una delle Juve che, anzi, la Juve che in assoluto in tutto l'anno mi ha divertito di più. E stiamo criticando un allenatore che in 20 partite ne ha vinte 16, un allenatore che si ritrova con il terzo miglior attacco dietro Roma e Napoli, squadre costruite per essere squadre a trazione anteriore che fanno del pallino offensivo il loro gioco. Abbiamo preso 16 gol contro i 18 della Roma e i 23 e 24 del Napoli. Abbiamo una partita da recuperare contro il Crotone, che è pari merito, l'ultima col Pescara, e in questo momento siamo virtualmente a più 4 perché la Roma gioca questa sera. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una squadra che gioca, perché adesso, o almeno come ha giocato oggi, in un modo inimmaginabile. Io non potevo aspettarmi. Mandzukic mi è piaciuto molto, molto di più da esterno rispetto a quando fa la punta. Mandzukic è un esterno, è un terzino imprigionato nel fisico e nel corpo di un centravanti. Secondo me Mandzukic si è divertito molto più oggi rispetto a quando fa l'attaccante e quando deve fare gol, perché lui i gol non è uno abituato a farli, non è un centravanti di quelli che fa 100.000 gol. Quello è Higuaín, e Higuaín deve giocare con dei giocatori che gli danno il pallone. Dato che è stato criticato così tanto il sistema di gioco di oggi, con Higuaín, Dybala, Mandzukic, Cuadrado e Pjanic contemporaneamente, questi 5 giocatori offensivi tutti insieme dall'inizio, e Pjanic a centrocampo non va bene e gli altri davanti sono troppi. Oggi la Juventus ha sbloccato la gara con un gol di Dybala su assist di Mandzukic e l'ha chiusa con un gol di Higuaín su assist di Cuadrado, e quindi tutte le critiche vanno a zero. L'ho detto ieri in conferenza stampa Allegri: uno scudetto noi l'abbiamo già vinto, un campionato, quello delle critiche è nostro di diritto, perché è sempre, sempre, sempre più facile criticare che elogiare, ed è per
per questo che io oggi vado contro tutti i tifosucoli, tutte le persone, perché io mi voglio male. Io vado a leggere le cose, vado sotto le formazioni ufficiali, nei post di Facebook della Juventus, e vado a leggere. E c'è la gente che critica Allegri, ingiustamente, perché io non so se queste persone si ricordano degli anni di Zaccheroni, gli anni di Ferrara, gli anni di Ranieri, gli anni adesso di Del Neri. Ci sono stati anni infernali da incubo, certo c'erano altre squadre, ma non c'era una persona, un allenatore così intelligente come Allegri, che anche in conferenza stampa non dice mai cose banali. E questo è un mio video sfogo, e chi mi segue dall'inizio del canale sa benissimo quanto io sia sempre stato innamorato di Conte e quanto mi abbia dato fastidio l'addio di Conte e l'arrivo di Allegri. Io Allegri proprio non lo potevo vedere. Però dal momento in cui Allegri è diventato l'allenatore della Juventus mi sono schierato dalla sua parte, perché è sempre giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Io ti do il tempo, ti aspetto, fammi vedere cosa sei in grado di fare. E alla prima stagione Allegri ci ha portato in finale di Champions, un ristorante da 100 euro dove non puoi sederti perché ne hai solo 10 in tasca, dove Conte aveva detto non c'è più futuro in questa Juventus, siamo arrivati al limite estremo. E guardate adesso che squadra che si è costruita, e guardate adesso che numeri che fa la Juventus, guardate adesso quanti punti macina. All'interno dello Juventus Stadium la Juventus non perde mai, non pareggia mai, sa solo vincere. E oggi, ripeto, oggi ha fatto un partitone. E quando Dybala e Pjanic scambiano insieme io mi emoziono, io mi esalto, perché questa è esattamente la mia idea di calcio. Giocatori bravi, tecnicamente, che fanno girare tutta la squadra. Se poi tu vuoi schierare con 3 difensori, 5 attaccanti, 6 centrocampisti, a me non interessa. Quello che importa è la mentalità. E mai come oggi c'è stata mentalità nella Juventus. Mai come oggi, quando la Juve perde, come domenica scorsa con la Fiorentina. Manca di mentalità, è perché manca di mentalità. Mancava Pjanic l'altra volta, si è sentita assolutamente la sua mancanza. Ma oggi, con una formazione ultra offensiva in casa contro una Lazio che veniva con una formazione più coperta, più pensata, più ragionata, un 4-3-3 solido e con del senso, la Juventus ha stravinto una partita, ripeto ancora una volta, bella da vedere, divertente e con un tasso tecnico altissimo, perché io ho visto fare delle giocate oggi ai ragazzi incredibili. Quando è entrato Piazza ha fatto un grandissimo triangolo anche a Piazza, tanto per dimostrare che le giocate ce le hanno anche quelli che subentrano dalla panchina. Mi è piaciuto Rincon quando è entrato, mi è piaciuto Piazza quando è entrato, Barzagli ovviamente, non ci sono più aggettivi per descriverlo. E ancora una volta ci tengo a ribadire e a ricordare che oggi mancava Marchisio, che è il centrocampista più forte della rosa. Ma quando non è centrocampisti, perché la Juventus a livello di centrocampo è calata tantissimo di qualità, ma è innalzata la qualità dell'attacco, perché abbiamo 4 attaccanti più Cuadrado che sono di un livello altissimo in Europa, si fa fatica a trovare 5 attaccanti, 4 attaccanti e mezzo così forti. Allora devi cambiare e allora devi andare a giocare in questo modo. Mourinho vinse il triplete con l'Inter proprio con questo modulo e con questi interpreti. Eto'o faceva il terzino come oggi l'ha fatto Mandzukic, ovviamente con tutti i livelli del caso, perché Eto'o e Mandzukic sono due giocatori completamente diversi. Ma Eto'o lì si è sacrificato, Eto'o lì ha detto ok, io pur di giocare, portare avanti e portare a casa il risultato che diversamente non riuscirei a ottenere, mi sacrifico. Perché l'anno dopo Eto'o all'Inter credo che abbia fatto il record dei gol segnati nella sua carriera in una singola stagione, battendo addirittura i numeri di Barcellona. E Eto'o al Barcellona era un signor giocatore. Per farvi capire che i giocatori, quando hanno capito che per arrivare a un certo obiettivo devi sacrificarti, e se remano tutti dalla parte giusta, se remano tutti insieme all'allenatore, e in questo momento questa è la dimostrazione che la squadra è con Allegri, allora puoi raggiungere anche livelli che non potresti raggiungere diversamente. Io sono soddisfattissimo, io ancora una volta, come sempre, mi schiero dalla parte del mio allenatore. Sia che si vinca, sia che si perda, la Juventus deve concentrarsi e annullare tutto quello che è successo la settimana precedente. L'ha fatto benissimo, veniva da una settimana infernale, in pieno mercato, dopo la sconfitta a Firenze, una bruttissima prestazione, dopo il cambio di logo, altre critiche ingiuste, ingiustificate, e se volete sapere come la penso guardatevi il video che ho fatto uscire questa settimana sul logo della Juve, eppure eccola qua, una Juventus bellissima, una Juventus stellare, una Juventus che ha vinto e ha dimostrato di poter giocare anche e soprattutto con questo sistema di gioco e con tanti attaccanti. Mi sono divertito. Se poi voi siete ancora lì che volete criticare Allegri, fate pure. Io guardo i numeri e i risultati.